il nostro giudizio politico su quello che è avvenuto è un giudizio chiaro, è lo stesso giudizio dell'ex portavoce della Guardia Costiera, l'ammiraglio in pensione, che oggi dichiara in modo molto chiaro quello che peraltro era noto. La Guardia Costiera è uno straordinario corpo dello Stato che in questi anni ha assicurato anche in condizioni difficilissime il salvataggio di decine di migliaia di persone. Se in questi anni il ruolo della Guardia Costiera è stato obiettivamente ristretto, questo è il frutto di scelte politiche precise, il frutto di una demagogia senza fine, di un cinismo inaccettabile, perfino indecente, a cui si aggiunge l'indecenza delle parole, del vocabolario utilizzato da un ministro che dovrebbe semplicemente girarsi, uscire dalla stanza, spegnere la luce e dimettersi. A questo però, a questo giudizio politico, si aggiunge giorno dopo giorno, ora dopo ora, nelle ricostruzioni, nelle informazioni che tutti e tutte voi ci fornite, che la stampa ci fornisce in modo molto importante, il quadro di una catena di comando nella quale qualcosa, per essere molto eufemistici, non ha funzionato, con questa scelta, con questo esposto che si aggiunge alle iniziative importantissime e autonome della magistratura, vogliamo rafforzare ogni strumento in grado di verificare che cosa è successo sul piano della catena di comando e quali eventuali responsabilità siano da addossare alla catena di comando nazionale, centrale, che forse, lo vedremo, ma questo non è compito nostro stabilirlo oggi, forse da qualche parte ha lasciato qualche buco aperto. Il problema è che se c'è stato qualche buco, in quel buco si è prodotta una tragedia inaccettabile, drammatica, l'ennesima. È l'ora di smetterla di contare le vittime, di contare i morti, di piangere i morti, grandi e piccoli. È l'ora di cambiare le politiche in questo paese e di restituire fino in fondo alla Guardia Costiera la sua capacità di iniziativa. Oggi l'ex ammiraglio ce lo ha ricordato: un conto è svolgere sistematicamente attività di ricerca e soccorso quando sistematicamente i naufraghi rischiano di perdere la vita, un conto è farlo occasionalmente con capacità di iniziativa e operative ridotte. È esattamente quello che questo governo complessivamente, anche con l'ultimo decreto contro l'ONG, vuole negare. Per noi è abbastanza chiaro, ma lo dice la legge, le deleghe, la Guardia Costiera dipende dal Ministero dei Trasporti, il supercoordinamento sta in capo al Ministero degli Interni, e se non sono uscite le barche della Guardia Costiera, come molte testimonianze indicano, questo vuol dire che nei piani alti qualcuno probabilmente ha detto di rimanere in porto.